dono di cui abbiamo più bisogno oggi è il dono della pace. Ecco, il dono della pace, perché la pace è minacciata ed è violata in tantissime parti del mondo, quindi dobbiamo chiederla. E la pace è dono di Dio e nello stesso tempo anche impegno degli uomini, responsabilità a far fruttificare questo dono. Quindi cerchiamo di andare in questo senso. Ecco, il Papa chiede sempre che alle armi si sostituisca il dialogo, no? Si sostituisca l'incontro. Ma il dialogo esige sempre la fiducia tra le parti e oggi la fiducia è proprio ai minimi termini. E quindi credo che lo sforzo della comunità internazionale deve essere proprio quello di ricostituire legami di fiducia per cui ci si fida uno dell'altro, ecco, e si cerca di trovare insieme la soluzione ai problemi comuni. La Giornata Mondiale della Gioventù è una, diciamo, un'iniziativa di Papa Giovanni Paolo II che ha voluto soprattutto dare molta fiducia ai giovani. Ecco, credo che un segno di fiducia nei confronti dei giovani e nella loro possibilità di contribuire a costruire un mondo nuovo, un mondo diverso, no? Proprio per il loro entusiasmo, per le risorse che hanno, ecco, quindi fare affidamento su di loro, fare affidamento su di loro. Evidentemente la croce, ecco, per ricollegarci alla prima domanda, la croce è il segno più grande del dono, perché lì Dio Padre ci dà suo Figlio.